Il 24 maggio del 1915 l'Italia dichiarò guerra all'Austria, entrando così in quella che sarebbe passata alla storia come la prima guerra mondiale, conclusasi il 4 novembre del 1918 con la vittoria italiana e alla quale conseguì la dissoluzione dell'impero austro-ungarico, l'annessione all'Italia di Venezia Giulia, Venezia, Tridentina e Zara. Oggi a Pescara si celebra il ricordo di tutti gli uomini impegnati in quel conflitto e soprattutto alle sue vittime. L'esercito, schierato in alta uniforme insieme alle istituzioni del territorio abruzzese, apre la cerimonia con l'alzabandiera accompagnato dall'inno d'Italia. Subito dopo segue il silenzio, un ricordo doveroso che va consegnato nelle mani delle nuove generazioni. Una commemorazione che non vuole celebrare la guerra, ma il ricordo di una storia, quella italiana, che deve essere maestra perché mai si ripeta, il sacrificio di tante vite per l'amor patrie nostra Lex. Il pensiero non può che andare ai nostri caduti, ai nostri avi, a coloro i quali hanno contribuito in maniera determinante al primo grande conflitto mondiale, che costituisce effettivamente il momento in cui tutta la popolazione italiana si è riconosciuta nei valori dell'Italia. Ovviamente noi cercheremo di rendere onore a questi avi, ai loro sacrifici e a nome dell'esercito non posso che rivolgere a loro un commosso saluto e cerchiamo di onorarla al meglio. Oggi è la tappa di Pescara, ma la tappa finale sarà il 24 maggio, ricorrenza dell'entrata in guerra dell'Italia, dove l'Italia in quella circostanza, al termine degli epici episodi risorgimentali, ritrovò la compattezza. È il primo momento in cui, nonostante la tragedia, veniva riconosciuta l'identità nazionale. Pescara oggi rende onore a loro e qui la presenza dei genitori, degli alunni delle varie scuole, la presenza delle autorità di Pescara, la presenza delle associazioni d'arma vuol testimoniare questo. La presenza dell'esercito, la presenza del comandante regionale da me rappresentato porta il saluto a loro e alla città di Pescara. Infine Pescara e D'Annunzio, legame inscindibile anche in questa commemorazione, impossibile non ricordare la partecipazione al conflitto mondiale del Vate, considerato eroe di guerra e decorato con una medaglia d'oro al valore militare, 5 medaglie d'argento, 3 croci di merito di guerra e la celebre frase: memento audere semper, ricordati sempre di usare.